Buongiorno, benvenuti. Benvenuti a tutti. Allora, abbiamo un pubblico molto caloroso e questo ci fa molto piacere, diciamo. Accaldato. È molto accaldato. Allora, rispetto al caldo, vi chiedo scusa naturalmente, ma ho tentato prima di parlare con chi di dovere, che sta là su, ma non mi ha dato ascolto e quindi ci tocca questo caldo qua. No, a parte gli scherzi, insomma, scusate, l'ambiente è piccolo, le pareti rimandano caldo, tenteremo di essere molto brevi ed efficaci però. Allora, cominciamo immediatamente. Intanto grazie di essere qua, benvenuti a nome di tutto il Teatro dell'Argine. È il momento conclusivo del Festival di Teatro delle Scuole, quindi un momento molto importante per noi, importante perché arriva a conclusione di un mese molto denso dove si sono avvicendate su questo palco molte, moltissime scuole, moltissime classi, un numero esorbitante di allievi delle scuole superiori, di allievi attori. E quindi fatevi un applauso. Allora, prima di tutto passo ai ringraziamenti istituzionali, che sono per noi ringraziamenti molto importanti, perché senza questi partner istituzionali il festival, che è diventato negli anni il festival più importante a livello numerico d'Italia, insomma, per il livello di partecipazione, e quindi naturalmente prima di tutto la nostra amministrazione comunale, il nostro comune. Per il Comune di San Lazzaro è presente il vice sindaco e assessore alle pari opportunità Marina Malpensa, quindi un grande grazie a Marina. Un grande grazie alla città metropolitana di Bologna, e la città metropolitana è presente con il consigliere delegato e sindaco del comune di Ozzano in Emilia, Luca Lelli, che saluto con grande piacere perché ci conosciamo da tanti tanti anni e quindi averlo qua è davvero un grande piacere, e la regione Emilia Romagna. Poi quelli che sono i partner mediatici, cioè Ciao Radio e bolognateatro.it, e poi i partner artistici. Da qualche anno questo festival è gemellato con altri festival, il Centro Étoile di Reggio Emilia, che organizza il Festival Internazionale Teatro Lab, con cui appunto siamo gemellati, un gemellaggio che consente ai vincitori di questo festival di partecipare al loro festival e viceversa. E poi ancora il Teatro Popolare Giri Falcense, che organizza l'Agone Festival Teatro Scuola di Girifalco. I vincitori del festival che si svolge in provincia di Catanzaro sono ammessi di diritto a partecipare a questo nostro festival. E poi ancora quest'anno il ringraziamento va all'Ampi San Lazzaro, a CGL Camera del Lavoro di San Lazzaro e a Libera per una rassegna che è stata organizzata, realizzata all'interno del festival, cioè diritti di scena, e quindi davvero grazie perché ci ha permesso di intraprendere un percorso molto importante, insomma, a livello anche di contenuti. Quindi di nuovo un grazie e un grande applauso. E poi i ringraziamenti nostri a tutta la squadra del TDA del Teatro dell'Argine, la squadra tecnica, perché insomma vi ho detto che è un mese molto impegnativo, che ci impegna su più fronti, i tecnici muoiono qua dentro dalla mattina alla sera, quindi tutta la squadra tecnica dell'ITC Teatro: Carlo Corticelli, Gin Giabli, Francesco Massari, Mirko Salvioli, Eva Bruno. E poi tutti i nomi della squadra organizzativa li cito velocemente, sempre per il Teatro dell'Argine: Fabiola Martelle, Giulia Pompili, organizzazione e giuria. Molti di voi le conoscono perché hanno fatto parte della giuria e quindi le conoscete bene. Poi, attenzione, un'infilata di nomi: Jessica Bruni, Caterina Bartoletti, Ida Strizzi, Paolo Fronticelli, Francesco Izzo Vegliante, Giulia Franzaresi, Vittoria De Carlo, Andrea Paolucci, Cristina Niro, Luca Gadler, organizzazione, responsabili, biglietteria. E
E adesso passo la parola, direi, a Vittoria, la mia collega Vittoria De Carlo. Benissimo. Allora, prima di tutto, grazie per essere qui di nuovo. Volevo dire che quest'anno il Festival ha avuto una presenza eccezionale. Abbiamo avuto 235 gruppi, 177 spettacoli, oltre 5.000 ragazzi e ragazze, giovani attori e giovani attrici dai 3 ai 18 anni. Quindi, insomma, una cosa eccezionale. Grazie. Questi numeri non solo dalla provincia di Bologna e di San Lazzaro, ma anche da altre parti d'Italia. Abbiamo ragazzi e ragazzi provenienti dalla provincia di Foggia, Latina, Mantova, Massa Carrara, Messina, Novara, Padova, Roma, Perugia. E questo entusiasmo, e questo grande entusiasmo è dovuto al fatto che molti di questi ragazzi e di questi luoghi, di queste città che ho appena citato, sono presenti in sala e sono lì e hanno fatto tanti chilometri per essere qui oggi. Quindi grazie, grazie, grazie. Abbiamo avuto anche una special guest internazionale ed è un liceo di una scuola macedone di Prilep, quindi anche questa è una gran bella cosa. Grazie. Lascio subito la parola a Micaela Casalboni. E uno dei ringraziamenti più importanti che dobbiamo fare tutti quanti insieme, però, è quello alla giuria di ragazzi, perché è così, perché questo è l'unico quasi festival di teatro in Italia, perché poi sul cinema è diverso, dove il concorso ha una giuria interamente composta da coetanei, quindi ci sono dei ragazzi che insieme ai ragazzi che magari fanno lo spettacolo, poi però tornano altri giorni perché guardano gli spettacoli di altri e li valutano. E il lavoro della giuria è veramente molto importante, cioè per noi che facciamo teatro di mestiere, avere questi ragazzi che si mettono là, guardano gli spettacoli, si ritirano in camera caritatis, gli si dà la scheda di valutazione, poi discutono tra di loro perché, per come, tu hai votato di più, io ho votato di meno, no ma questi erano bravi, no ma questi è un fatto, non è così comune che si ritrovino dei ragazzi a parlare di teatro, voglio dire, per cui noi che facciamo questo di lavoro ne siamo davvero molto molto felici. Bravi, vi ricordo anche che siamo molto 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 social, quindi c'è un sito che è teatrodellargine.org, c'è una pagina Facebook che è Festival delle Scuole, c'è anche la pagina del Teatro dell'Argine, ma principalmente c'è una pagina Facebook Festival delle Scuole, sulla quale avete trovato già in questi giorni piccoli video, foto, notizie, eccetera, e continuerete a trovarne. Quindi andateci, mettete mi piace, seguite la pagina e... se adesso piano piano dolcemente vi voltate tutti in là, siamo in diretta Facebook adesso. Ciao! Va bene, allora, volevo dire, ragazzi, io vi comprerei anche per la stagione di prosa, nel senso che mi sembrate belli, cioè se vi accontentate di poco naturalmente, perché c'è bisogno di un pubblico così caloroso. Bene, allora... Bene, entriamo dunque nel vivo. Chiamiamo subito qui sul palco con noi il vice sindaco del comune di San Lazzaro di Savena, Marina Malpensa, a cui facciamo un applauso. E Luca Lelli, consigliere della città metropolitana, nonché sindaco di Ozzano dell'Emilia. Allora, come sempre, per voi ci sarebbe un mezzo catturone, come si suol dire, cioè le istituzioni sono sempre chiamate a dire due parole. Quindi... Eh beh sì, mi sembra giusto. Spero che abbiate un'oretta di tempo. Vi cediamo i microfoni. Velocissima, prego.
velocissima, vi porto i saluti di tutta la nostra giunta, del nostro sindaco che oggi purtroppo non poteva essere presente perché siamo sommersi dagli impegni. Da aprile in poi veramente la situazione diventa insostenibile, tutti i fini settimana siamo sempre al fronte. E che dire, è un'occasione meravigliosa questa del Festival delle Scuole, non ve lo devo spiegare io, l'avete sperimentato. Fare teatro è una palestra di vita meravigliosa, divertente, fa venire fuori cose da voi, esprime... tira fuori cose da voi che altrimenti fatichereste magari a tirare fuori, quindi io credo che sappiate benissimo il valore di questa attività. Il grazie che noi diciamo al Teatro dell'Argine, che è diciamo, la compagnia che gestisce il nostro teatro comunale, è immenso, è quotidiano, costante per tutte le attività che fanno, che sono splendide. Il teatro sociale che fanno loro non lo fa nessun altro penso in Italia, quindi siamo molto contenti che siano proprio qua da noi, siamo molto contenti che ospitino questo festival, divertitevi e vinca il migliore. Allora, io nel mio ruolo, quello di oggi, perché oggi poi appunto i politici tra virgolette quali siamo noi, sottolineo le virgolette, fanno più cose in una volta, quindi oggi rappresento la città metropolitana e dovrei dire e dico molto volentieri che questo festival e il lavoro che il Teatro dell'Argine, l'ITC Teatro fanno su questo territorio sono veramente un valore enorme per tutto il territorio metropolitano e oltre, per le ragioni che ha appena detto Marina, insomma c'è un'attenzione alla formazione, alle scuole, al teatro sociale che non c'è in altre parti, quindi complimenti davvero al Teatro dell'Argine e agli organizzatori. Un'altra cosa però, un altro secondo, la voglio dire ai ragazzi che partecipano, che hanno partecipato a questo festival, è per me un bellissimo momento, un bellissimo onore essere qui perché insomma ci sono passato anni fa grazie a loro insomma, e poi insomma come diceva Micaela prima, per loro che fanno teatro di mestiere ci sono tante altre persone che non fanno teatro di mestiere come non ho fatto teatro di mestiere io. E, è stato però per me e per tanti altri che hanno avuto la fortuna, la grande opportunità di poter fare teatro grazie a chi fa teatro sul territorio, una scuola veramente bellissima, nel senso che poi io ho fatto altro e non è che ho fatto carriera perché sono diventato sindaco o consigliere della città metropolitana, quando avrò finito tornerò a fare quello che facevo prima, cioè a lavorare, però è bellissimo poter fare quello che si fa con la voglia, l'atteggiamento e poter fare davvero volentieri quel che si fa, e il teatro serve anche a questo per chi non ha la fortuna di poterlo fare per professione. Buona fortuna. Vi chiediamo, Marina e Luca, se avete voglia di restare, vi facciamo accomodare così state comodi, però giusto? Sì, vi chiediamo, sì. Eventualmente sì. Vi richiamiamo su... Sì, tra un po' vi richiameremo. Esatto, ci piacerebbe... Scusate, colpa mia. Perché sono anche i premiatori, insomma, quindi visto che ce li abbiamo e li sfruttiamo. Allora, Micaela vi diceva giustamente della giuria, che è una giuria composta da ragazzi, ma noi abbiamo anche la giuria degli organizzatori, nel senso che ogni anno il Teatro dell'Argine si riserva un piccolo spazio per dare dei premi speciali che ora vi vado a elencare. Quest'anno abbiamo... deciso un ulteriore, diciamo così, premio speciale, in realtà una menzione speciale, di segnalare il lavoro che hanno fatto le scuole che hanno partecipato a questa rassegna di cui vi dicevo prima, diritti di scena. E quindi c'è una menzione speciale con una consegna di pergamene ai ragazzi e le ragazze della scuola secondaria di primo grado Panzacchi di Ozzano di Emilia, dell'Istituto Mattei di San Lazzaro di Savena e del Liceo Righi di Bologna, per la loro partecipazione appunto alla rassegna Diritti di Scena organizzata da Ampi San Lazzaro, CGL Camera del Lavoro di San Lazzaro, Libera e da Teatro dell'Argine. A premiare chiamo Fausto Nadalini della CGL di San Lazzaro. Chiamiamo anche i ragazzi, chiamiamo se ci sono, ovviamente, Righi, Mattei. Righi, Mattei e Panzacchi.
C'è qualcuno? Sì, eccoli. Vi aspettiamo. Ecco, prego, prego. Allora, se c'è qualcuno che ha voglia di dire due cose rispetto all'esperienza fatta, qualcuno dei ragazzi, se avete voglia, una cosa velocissima, chi vuole, senza... Stanno studiando le pergamene. Se Luciano vuole dire due parole. Allora, però, ok, ce l'abbiamo fatta. Penso di poter parlare a nome di tutti, dicendo che è stato un onore partecipare al concorso. E, abbiamo partecipato anche l'anno scorso a questo concorso, e quest'anno ci siamo impegnati molto, volevo ringraziare tutti. Mi dispiace di non aver potuto vedere molti altri spettacoli del concorso, mi auguro possa vincere il migliore comunque. Allora, Fausto Nadalini della CGIL a sua volta ci dice due cose. Le dico per conto ovviamente anche di Ampi e di Libera. È il secondo anno che noi promuoviamo questa rassegna diritti di scena all'interno del, con l'aiuto e la collaborazione dell'ITC. Abbiamo trovato la sensibilità di voler trattare diritti e problemi che riguardano la vita di tutti. Allora, dico solo una parola. Questa consegna non è solo una pergamena, è un piccolo seme di una pianta che magari innestata in un terreno e crescerà, permetterà a voi di sviluppare, di curare quella parte di problemi che noi abbiamo voluto trattare. È in sostanza che cosa? E più nemmeno che la magia del teatro, che fa vivere dal punto di vista delle emozioni, quelle sensazioni, quelle cose che hanno vissuto così persone che hanno lottato e vissuto dei diritti o portato ai diritti come quello al diritto di voto o i problemi di integrazione, che così speriamo possano crescere vivendoli e fare di voi come siete già degli uomini grandi, perché sarete la nostra classe futura. Allora, siccome abbiamo le foto, il fotografo, vi chiedo di mettervi in posa per una foto. È là, il fotografo lo trovate là, quindi vi dispone lui, compresi... Evviva, grazie mille. Grazie. Grazie. E aggiungo che io ho visto il lavoro dei ragazzi, devo dire è stato un lavoro encomiabile appunto rispetto alla serietà con cui hanno affrontato questi temi. Secondo premio speciale è il premio che è consegnato ormai da molti anni, è il premio Fabio Trentini, è un premio dedicato alla memoria di un professore, un docente di scuola superiore che è scomparso prematuramente e che però aveva una grande passione. Lui faceva teatro a scuola, aveva una passione straordinaria, ci metteva un'energia straordinaria e quando è scomparso noi abbiamo deciso di intitolare un premio alla sua memoria e all'energia insomma di cui si è fatto portatore all'interno della scuola. È un premio che intende segnalare quelle scuole, quel lavoro svolto all'interno dei laboratori scolastici che come dire, ha una particolare valenza sociale oppure che segnala la grande energia dei ragazzi, insomma la partecipazione dei ragazzi, l'energia con cui i ragazzi aderiscono a questa attività. Allora, premia Marina, eccola, è già pronta. Allora, vi dico prima la motivazione, poi vi dico chi vince. Per aver dato vita e anima a un gruppo numeroso e coeso e per aver saputo coniugare inventiva scenografica e capacità tecnica nonostante la complessità del contesto territoriale di provenienza,
lo spettacolo vincitore del premio è Il malato immaginario 2.0 dell'Istituto De Gasperi di Battaglia di Norcia. E quindi li chiamiamo, invito, i ragazzi sul palco. Li invito a venire sul palco. Allora, io intanto mi segnalo anche il fatto che non solo loro sono venuti a fare lo spettacolo, ma sono venuti anche in questa giornata, quindi vengono da zone lontanissime. So che c'è qualcuno che addirittura mi ha raccontato che prenderà il treno notturno e andrà direttamente a scuola domani mattina, quindi si sobbarcano delle fatiche straordinarie. E naturalmente sempre se c'è guardate qualcuno, là per la foto. Guardate là per la foto e poi se Lucio, qualcuno vuole dire due cose. Il nostro fotografo. C'è qualcuno che vuole... Sì, salve. Innanzitutto i soliti convenevoli, perché noi siamo felicissimi di essere qua nonostante... veniamo da una realtà lontana e difficile. Siamo comunque felici di aver partecipato e volevo anche dire che il nostro spettacolo parlava di quanto la nostra generazione sia irriverente e spesso poco rispettosa, e lo sia da sempre, o almeno le generazioni giovani lo sono sempre state, ma comunque noi siamo qui e siete qui anche voi, e questo un po' in barba a quello che dice, quelli che dicono che la nostra generazione non porta niente di buono. Questo è... Ovviamente, grazie. Complimenti, grazie mille. Grazie, potete riaccomodarvi. Allora, noi proseguiamo con allora, il premio, un altro dei premi speciali è il premio speciale alla recitazione, quindi al gruppo che ha ottenuto il punteggio più alto nella voce recitazione, stavolta premia Luca. Allora, al solito vi dico prima la motivazione, poi vi dirò la scuola. La motivazione è questa: per una qualità della recitazione, una precisione della dizione e una forza espressiva così elevate da far quasi dimenticare al pubblico di avere di fronte un gruppo di studenti. Lo spettacolo è Edipo Re dell'Istituto La Farina di Basile di Messina. Ed è vero che voi venite da molto lontano, ma da Messina era molto impegnativo, e quindi in sostituzione dei docenti di Messina abbiamo una vecchia amica, una cara amica del Teatro dell'Agine e dell'ITC Teatro, che è Monica Bini, che è stata docente al liceo Righi, con cui poi sono state realizzate delle collaborazioni con questo liceo di Messina. Monica, c'è al solito la foto da qualche parte? E là, guarda, ti fanno... Monica, vuoi dire qualcosa... Monica dice non ho nessun merito, ma insomma, in realtà ha molti meriti rispetto alla sua scuola, quindi e credo che porti anche il merito del liceo Righi di avere intessuto questa bella collaborazione con il liceo di Messina. Poi, allora, qua chiamiamo a premiare il giurato che viene da più lontano, che non è vero in realtà forse, però qua perché io ho una scaletta preparata, come si suol dire, dalle mie collaboratrici, quindi io seguo la scaletta, ma allora chiamerei a premiare Giacomo Pradella.
e giustamente, come diceva Marina, dai miei collaboratori, perché bisogna, è giusto, è una notazione e mi cosparo il capo di cenere per questo, ma passo alla motivazione. Allora, il premio è il premio speciale originalità, quindi la scuola che ha ottenuto il punteggio più alto nell'ambito, nella voce originalità, per la grande originalità di uno spettacolo nel quale dialogano teatro e musica dal vivo e che racconta in maniera intelligente e mai banale le problematiche legate alle incomprensioni intergenerazionali. Il premio speciale va allo spettacolo A tutti i venti dell'Istituto Vallauri di Velletri. Facciamo la foto. È scappato. Il premiatore se n'è andato. Ma se qualcuno dei ragazzi, o Clara, vuole dire qualcosa. Ciao a tutti, siamo qui per rappresentare il nostro gruppo, anche se siamo pochi oggi. Siamo più di 30 e ringrazio in particolare la nostra band, senza la quale non avremmo potuto ricevere questo premio, secondo me. Perché comunque la musica dal vivo è tutta un'altra cosa. E ringraziamo il teatro per questo premio di originalità. Bravi, complimenti. Scusate, non so bene che dire, se non che credo molto nel binomio teatro-adolescenza, perché forse è stato molto potente nella mia di adolescenza. E credo che riesca ad aiutare i ragazzi a capire dove risieda la loro bellezza, che ne hanno tantissima, ma spesso non sanno dove. Ecco. Grazie, complimenti, complimenti. Volevo dire una cosa, una curiosità. Clara Sancrica, che è la regista, non è solo una docente di scuola superiore, ma è anche una regista di teatro, insomma, e ha portato alla ribalta del Teatro Nazionale alcuni suoi vecchi studenti, pensate, che nel frattempo sono diventati degli attori professionisti, e stanno girando l'Italia con uno spettacolo che ha vinto un premio importante. Questo per dire che credo che il binomio teatro-educazione, come diceva lei, sia un binomio comunque sempre vincente, e credo che questa manifestazione sia in qualche modo la riprova, ecco, per cui grazie. Bene, stiamo per arrivare alla fine, al momento che tutti voi aspettate, prima che si scatenino le feste, le danze, le gioie, vi vogliamo dire che, primo, non andate via subito dopo, perché appena tutto questo, i discorsi finiranno, ci sarà A da mangiare, e vabbè, quello è, lo so, fa, ci rendiamo conto che l'arte da sola non basta. Poi ci saranno dei video surprise, dove i protagonisti, indovinate chi saranno? Voi. Quindi fermatevi, poi tutto questo sarà materiale che andrà anche, come detto, su Facebook, sul sito, eccetera eccetera, però non scappate via immediatamente dopo. Io chiamo per l'ultima tornata di assegnazione dei premi Carlo Magistretti, eccolo là, che fa parte di quei partner mediatici che vi abbiamo citato prima, che è, come dire, giornalista radiofonico, ma non solo radiofonico, per cui segue anche tutta la parte di stagione di prosa nostra. Quest'ultima parte di premi, ci tengo a dirlo, sono importanti non perché il festival abbia nel concorso la sua parte più importante. Il concorso in verità è una parte piccolissima del festival. Cioè, pensate che su 5.000 ragazzi e ragazze, bambini e bambine che passano da qua sopra, in verità è piccolissima la percentuale di quelli che concorrono, ed è riservata alle scuole superiori, secondarie, di secondo grado, insomma, ai più grandi. E la dimensione di questo è sostanzialmente una scusa,
Cioè il concorso esiste, è una scusa per farvi venire a ragionare di teatro e non perché sia una gara tipo i giochi, ecco. E questo è molto importante perché è nato proprio così. Ma siccome la giuria di ragazzi ha lavorato un casino, adesso diamo sti premi. Allora, Carlo Magistretti premia la scuola terza classificata al Festival delle Scuole dell'ITC Teatro col punteggio di 410,8, vince il terzo premio con lo spettacolo The Family, l'Istituto Maiorana di San Lazzaro di Savena. Tra l'altro con uno spettacolo in lingua inglese, quindi ancora più difficile. Ragazzi, foto. Ecco, adesso loro, dopo che, intanto che viene fatta la foto, è importante, non so se l'avete capito nel tripudio, loro hanno recitato in inglese, ecco, quindi, ecco, non male come... Chi è che dice due parole di voi? Grazie. Ok, no, non lo so l'inglese. Allora, no, vorrei ringraziare l'ITC perché io ormai sono anni che sto qua, mi sopportano ancora dopo tutto questo tempo, non abbiamo mai vinto niente, questo ci rende estremamente soddisfatti del nostro lavoro e così ci viene voglia anche di farlo l'anno prossimo in inglese perché siamo masochisti. E no, niente, è stato davvero difficile, non ce l'aspettavamo, quindi sì, è stata davvero dura e niente, ringrazio anche la nostra... Vieni qua! Non si può! È timida! Vorrei fare un bel applauso caloroso... No, vieni qua! Si vergogna. Sì, la porta effettivamente fa molto caldo, sto sudando. Ok. Ringraziamo anche la nostra prof d'inglese che ci ha permesso, ha spronato a fare questo spettacolo anno dopo anno. Prof Samoggia, Paola Samoggia, grazie mille, basta. Grazie mille, complimenti, basta. Bravi. Grazie. Bravi, bravissimi. Quando volete. Invece Luca Lelli premierà i secondi classificati a giudizio insindacabile della giuria di ragazzi col punteggio di 439. Si aggiudica il secondo posto lo spettacolo Big Bang Theory del liceo scientifico Leonardo da Vinci di Casalecchio. Dopo San Lazzaro, Casalecchio mi sembra perfetto, proprio la città metropolitana è tutta qui. Guardate avanti per la foto. Bravi, chi di voi parla? Dice due parole. Innanzitutto vorrei ringraziare il nostro regista Francesco per averci fatto vincere. Ci siamo riscattati rispetto all'anno scorso, direi. E niente, è stata un'esperienza bellissima perché prima di tutto ci siamo divertiti e vedere che questo lavoro che abbiamo fatto con così tanta passione alla fine, insomma, secondo posto, siamo contenti e niente, vorrei anche ringraziare una professoressa che oggi non c'è, la professoressa Patrizia Tattini, che è l'organizzatrice di questo gruppo. Grazie. Bravi, complimenti, grazie mille. E adesso, naturalmente, l'onore è alla vice sindaca Malpensa per il primo classificato.
La scuola prima classificata di questo festival si aggiudica, oltre all'onore, la gloria, il piacere, il divertimento, 1.500 euro che la scuola stessa si impegna a spendere non in cancelleria, bensì nell'organizzazione di attività culturali e artistiche per i ragazzi. Quindi non a comprare lo scotch, ma a comprare qualcosa che faccia proseguire. Se non è il teatro sarà la danza, se non è la danza sarà qualcos'altro, ma insomma per voi, ecco, dovrebbe ricadere su di voi. Se non succede ditecelo, che la sgridiamo. Con il punteggio di 447,8 a giudizio della giuria di ragazzi del Festival delle Scuole, vince i primi classificati si aggiudicano anche la possibilità di partecipare al Festival Internazionale Teatro Lab di Reggio Emilia. No, così. Vince con lo spettacolo I ragazzi delle barricate, l'Istituto Leonardo da Vinci di Mantova. Non distruggeteci il teatro, sempre con sobrietà. Allora, con ragazzi, sobrietà. Grandi complimenti. Mettetevi bene che facciamo una bella foto. Guardate avanti, i più alti dietro, davanti accosciati come le squadre di calcio. Complimenti, bravissimi. E sempre con sobrietà, se qualcuno vuole dire qualcosa. Salve, allora ci tenevo a ringraziare tutti per l'opportunità che ci è stata concessa, per questa escalation di emozioni che il teatro, che io non conoscevo personalmente, può offrire, e la soddisfazione, seppur piccola, al di là del premio, di aver partecipato a questa grande cosa. Ringrazio i miei professori che hanno dato l'anima, hanno dato pianti e sorrisi per tutto questo. Il mio istituto, l'Istituto Ipsia Leonardo da Vinci di Mantova, il Teatro dell'Argine per averci dato questa opportunità, e ACAB che ha creato insieme a noi un video musicale che abbiamo portato come progetto. E niente, grazie a tutti. Allora, vi avevamo promesso sorprese. Prima del cibo c'è un piccolo video di 2 minuti dello spettacolo vincitore. Quindi, mentre vi accomodate, chiediamo ai nostri tecnici di prepararlo. E a seguire ci sarà il consueto videino facce da festival, che i vecchi partecipanti sanno cos'è. C'è un collage delle vostre belle facce di questo mese, ma anche prima. Entro su sta base, fratelli, faccio spazio, non sono ricco, ma un fuoco che è un topazio. Rime, fantasia e metrica per rappare, questo è ciò che possiedo, a me non hai molto da rubare. Senti queste rime e ti viene da sussultare, queste zambo e hai capito che non ha paura di parlare. Con il mob ci prendi alla nostra fretta, sto rispetto, questa merda, il riscatto che ci spetta. Siamo partiti con delle indecisioni, adesso siamo qui che non rimpiangiamo le nostre azioni. Quindi zitto e non romperci i coglioni.
io pro, quello libero. Io posso fare quel che voglio, prendo una penna, voglio, posso fare quel che voglio, sempre quando voglio, posso fare quel che voglio, prendo una penna, voglio, posso fare quel che voglio, sempre quando voglio. Un sospiro di libertà, tutto da gustare, è la nostra abilità a farvi ragionare. Che cos'è la libertà? Forse è astrattezza, ma sicuro non sei libero se stai in una fortezza bloccata da pensieri e giudizi negativi, sotto antidepressivi, senza più sentirsi vivi, senza più emozioni, spazio e tempo occupato da frustrazioni. Questo è il messaggio, ascoltalo bene, fissalo, rendilo un tatuaggio, attento però perché serve del coraggio. Cerca la tua strada e cerca la tua libertà e vedrai che nella tua vita qualcosa cambierà. Posso fare quel che voglio, prendo una penna, un foglio, posso fare quel che voglio, sempre quando voglio, posso fare quel che voglio, prendo una penna, un foglio, posso fare quel che voglio, sempre quando voglio. Allora, oserei dire degli artisti completi, insomma. Allora, ragazzi, è finita anche quest'anno. Direi che non abbiamo altro da aggiungere, se non... Mandiamo dopo i saluti le facce da festival, direi. Giusto? Voi ci siete? Sì. Vai, Nico. E quindi, grazie a tutti. C'è il buffet che, come sapete, è... come insomma voi stessi prima avete sottolineato, è la cosa più importante. Grazie. Ci vediamo l'anno prossimo!